Viene a trovarmi il prete incappottato. Si preoccupa del freddo, ha un contenitore di tè caldo. Sono abituato agli inverni e la levigatura mi riscalda. Il corpo al lavoro produce il calore migliore, quello che ha origine all'interno. Anche la statua suda polvere di marmo. Gli faccio toccare i muscoli del ventre, invisibili nelle parti nascoste del panno. Si stupisce della perfezione. È il segno di dove si è spinta la volontà di imitazione dello scultore, prestando il suo corpo alla statua. Il prete cita la frase di un trattato del 1400, Imitatio Christi, che vi diventi cura e desiderabile in tuo nome qualsiasi prova e qualsiasi tribolazione. Commenta. Così le pene del crocifisso diventano palestra per ascetici, esercizi ripetuti per ammirazione. Gli dico la mia impressione, che lo scultore si sia appeso per le mani a una trave per provare il prolungato stiramento degli addominali. Si capisce da quella posizione assunta la definizione dei muscoli pettorali della statua. Servono al corpo per resistere alla compressione del torace. Gli mostro un punto contratto della pelle sotto l'ultima costola, dove si vede la grinza prodotta da un crampo. Qui non assistiamo a una lezione di anatomia, ma all'esperienza di una identificazione fisica tra soggetto e autore. Non ha usato modelli, non ha scaricato su un altro la sofferenza della posizione per copiarla a distanza. Voleva conoscerla dall'interno. Si è perseguitato più che allenato per raggiungere il traguardo dell'imitazione. Mentre parlo, esce a vapore il fiato contro il freddo. È febbraio, ai vetri c'è la brina fissa. Mi versa il tè caldo, vuole che lo beva. Da parte mia capisco che sto tentando di imitare lo scultore, il tentativo è di seconda mano, imito l'imitatore. Anche così mi infondo una temperatura sconosciuta prima. Alla fine del giorno vado all'aperto a muovere le gambe, le mani riposano in tasca, ho bisogno di mettere qualche chilometro sotto i piedi. C'è vento di terra, le onde arrivano contrastate, la faccia si distende dalla smorfia del lavoro, gli occhi stretti, la bocca serrata. Si lascia spianare dalle sventagliate dell'aria, un massaggio che spreme qualche lacrima. La sera mi guardo, nudo allo specchio. Ripeto la forma stirata del corpo in torsione. La mia natura si curva seguendo la tensione dei muscoli ventrali. Rovisto nel sacco dei legni di radici, uno di pino cembro assomiglia. Lo scorteccio, ripulisco, pareggio, preparo il calco in gesso. Intanto leggo le versioni della crocifissione nel Nuovo Testamento, scritte molto dopo i fatti, mantengono il puntiglio di testimoni diretti. Vogliono essere lì. Così invitano il lettore a starci pure lui. Guardo la finestra alle spalle. Con questo tempo non accompagnerei nessuno a scavalcare i monti. Mi viene in mente una domanda: a che altezza si trova Gerusalemme? Circa 800 metri. Chiedo se nevica. Quasi ogni inverno. Mi passa per la testa di conoscere la temperatura di quel venerdì di supplizio tra marzo e aprile. Il corpo si è scaldato salendo sulla collina col bagaglio del legno sulle spalle, poi issato immobile all'aria, al vento, aveva freddo, gli spasmi di agonia sprecavano l'ultima caloria. Dico questi pensieri ai due uomini, aggiungo che non desidero essere nominato come restauratore. Il vescovo ha seguito lo zigzag delle mie frasi, guarda il prete che annuisce la richiesta. Lei rivelerà la nudità di quel corpo e vuol coprire il dettaglio del suo nome? È così. Non sono un artista, la firma è fuori luogo. Non resta il nome di chi ha applicato il panneggio e non resterà il nome di chi lo ha tolto. Chiedo di spegnere il riscaldamento nello stanzone della statua per avvicinarmi all'intenzione dello scultore. Credo che abbia lavorato a temperatura esterna. Il marmo della croce è liscio, levigato, non quello del corpo che accenna la pelle d'oca. Anche questo contribuisce al desiderio di scaldarlo. Scaldarlo
Stringo la mano al prete e il vescovo invece mi fa un segno di benedizione. Mentre nella sua stanza ci abbracciamo stretti, mi spunta in mente, con l'evidenza di un ricordo, il pensiero di farmi circoncidere. L'intenzione mi dà slancio per l'ora successiva. Informo il rabbino dell'intenzione di farmi circoncidere. Lo scopo è avvicinarmi. Non commenta. Mi dà l'indirizzo di un medico e aggiunge un suo biglietto di accompagnamento. Incontro un uomo della mia età, prossimo alla pensione, cordiale, ben vestito. Mi spiega l'intervento, la durata della convalescenza. Commenta la mia volontà di accostamento alla statua. Come se un attore che deve interpretare un personaggio musulmano o ebreo si faccia circoncidere per calarsi nel ruolo. Un metodo Stanislavski estremizzato. Mi informa che l'intervento si fa con il laser. Vado a leggere in biblioteca la storia della prima circoncisione. La inaugura Abramo come sigillo di alleanza con la divinità. Ha 99 anni quando fa l'intervento, prima sui maschi della sua casa, poi su di sé. Nello stesso giorno che incontra la divinità, affila il coltello. Immagino lo stupore dei servi, poi la loro sottomissione. Si sottopongono alla chirurgia sommaria del primo praticante. Il racconto sacro va svelto, non si interessa di loro. Uno scrittore avrebbe steso 100 pagine tra l'ordine e l'esecuzione. Penso al primo dei servi che si denuda, che niente sa di quello che gli accade. Il suo nome dovrebbe essere scritto, ricordato. L'intervento è stato breve, una puntura di anestetico e meno di mezz'ora. Torno a gambe larghe come uno che si è bagnato i pantaloni, fa male. Me lo tengo. Ho voluto la modifica e ci vogliono 4 settimane di assestamento. Ora posso dire dove porto il fastidio. Mi procuro un bastone, fingo una distorsione. La donna è partita per le sue balene. Eccomi circonciso. Mi sento iscritto a una confraternita. Ti sei avvicinato alla statua come una persona ammalata. Da medico hai chiesto di non firmare la guarigione. Che ne pensi di questa storia dal mio punto di vista? Non mi viene nessuna risposta, alzo il bicchiere per chiudermi la bocca. Lui prende la mossa per un brindisi. Alla natura esposta, alla sua, rispondo. Al tavolo, accanto, 5 anziani giocano a briscola chiamata. Spiego al prete le 40 carte, i 4 semi del gioco italiano, per lui sono giochi d'azzardo. E il nostro, di dimostrare un crocifisso nudo. Ci separiamo di buon umore. Immorso il blocco tra 2 ganasce di legno per assorbire i colpi di scalpello senza vibrazioni che potrebbero danneggiarlo. Batto per delle ore colpi di un orologio sgangherato. Sono concentrato sui centimetri davanti al naso come quando scalo. Seguo le venature, scolpisco il pezzo capovolto con la sommità in basso. Al termine della seduta levico, anche se inutile, dovendo ancora togliere, serve per avvicinarmi al risultato. Lavoro sotto una coperta di lana, così il rumore è attutito. Vado a colpi e fiato, colpi, fiato e nient'altro. Sento, mentre piccole schegge si spargono tra i piedi. Mi interrompo quando le mani indolenzite possono sbagliare. Me le distendo. Esco dalla coperta per 4 passi nella stanza, rientro sotto la coperta e proseguo finché c'è luce fuori. La fine dell'inverno stiracchia di minuti la giornata. A sera le mani sono gonfie. Batto i colpi sotto la tenda fatta dalla coperta accanto alla finestra, controllo il risultato con le dita. La mia natura circoncisa sta a pochi centimetri da quella che sto ricavando. La faccio a sua somiglianza, mentre colpisco l'impressione di togliere materia da un involucro di pietra intorno alla mia carne. Scalpello per rimuovere un imballaggio, sotto la crosta di marmo c'è la mia forma. Questi pensieri mi aiutano a non sbagliare il colpo. Mi interrompo per levigare, uniformare la superficie provvisoria. Mi passano le ore sotto la tenda, non mi accorgo. Divento quello che sto facendo.
Ecco che sono un paio di mani che impugnano attrezzi antichi e fanno quello che sanno meglio. Sto scrivendo quello che mi sta capitando questo inverno. Mentre scrivo, riesco pure a capire qualcosa, lo capisco, mentre lo scrivo, non il momento prima. Passo un tempo senza orario, da monaco che ricopia un manoscritto completo, la forma della natura al termine di non so quanti giorni. Mangio scatolette, non esco. Sono l'artigiano più lento della storia. Se stavo a bottega da un mastro e ci mettevo tanto a fare un pezzo, mi buttava fuori, a pedate. È fine marzo, quando torno all'osteria del porto. Il blocco, avvolto dentro il tascapane. Ognuno è al posto di prima. È andato con il vescovo a fare la prova di come riuscirebbe l'attaccatura. La prima impressione è stata di vistosa aggiunta, poi l'impressione opposta, che appartenga al corpo. A uno sguardo più lento non ci si fa più caso, il principio di erezione è sfumato, bisogna volerlo trovare. Sull'originale, nella fotografia dell'epoca, il bianco accentuava il dettaglio, il marmo differente invece invita l'attenzione sulle venature che ripetono la torsione del corpo. Il marmo che hai trovato e lavorato è un'idea di artista, te ne diamo atto. La natura, come la chiami tu, risulta dissimulata più che esposta. Gli chiedo la ragione della nuova illuminazione. Abbiamo aggiunto luce perché sia evidente la pena supplementare della nudità. La volontà di umiliare così il condannato, quella nudità, vuole aggiungere vergogna. Ci sono donne intorno, c'è assemblea, ma qui sulla statua, sulla croce, avviene il rovesciamento. Il corpo offeso si trasfigura e la sua nudità, la vergogna di essere umano, diventa purezza di agnello sacrificato. La croce diventa altare e il corpo la sua offerta.